non è stato possibile fare l'identificazione, quindi so soltanto che sono la figlia di questo Mediterraneo che in boia è portamonte, insomma, anziché essere un monte di vita. E siccome la disponibilità non ce l'abbiamo, nei cimiteri agrigentini ormai c'è quasi il collasso, diciamo, dei posti. E quindi ho dato una disponibilità, solo che due le hanno portate qua e due le hanno portate a Santo Stefano, quindi erano evidentemente 4 e non 5 come avevano detto, e ora ce ne sono altre 5 che sono state rinvenute ieri. Io non lo so se ci chiederanno ancora disponibilità, io ho detto finché c'è posto. Noi si apre al bisogno dell'altro, allora si può trovare pace, libertà e gioia anche attorno a noi, accanto a noi. Siamo noi che dobbiamo rendere i nostri luoghi, luoghi di pace, luoghi di gioia, luoghi di speranza, luoghi di futuro. La nostra presenza qui oggi non può limitarsi soltanto a un gesto pietistico, ma deve essere veramente un gesto forte, di fede, che ognuno di noi deve fare proprio e deve portarlo, deve calarlo nel proprio ambiente. Ognuno di noi può fare qualcosa, già attorno a noi. Noi possiamo essere costruttori di questa pace, non possiamo sempre demandare ad altri. Ognuno di noi può fare la sua parte. E allora facciamola, fratelli. Cominciamo a costruire la pace attorno a noi. E allora sì che saremo quel lievito capace di fermentare la pasta. Ma se non ci riusciamo neanche attorno a noi, come fermenteremo la pasta dell'umanità? Leggendo la notizia che due bambine hanno rischiato la loro vita attraversando il mare e sono morte, penso che non è giusto tutto questo. Questi bambini avevano un futuro, avevano dei sogni e degli ideali che non potranno mai più realizzare. Penso ai loro genitori, chissà se lo sanno, chissà quando li hanno salutati per l'ultima volta. Penso a quanto io sia fortunata di vivere in un ambiente tranquillo e pacifico, dove non c'è il rischio di scappare da una guerra. Che brutto pensare che queste persone fanno giorni e giorni di viaggio su imbarcazioni con le quali cercano riparo dal loro paese. Sperano di salvare loro stessi e le loro famiglie dalla guerra e dalle ingiustizie che subiscono. Si mettono in viaggio pregando che le loro vite non si spengano in mare, in mezzo al nulla e con nessuno nelle vicinanze che possa dar loro una mano. Chissà quanti ne partono e invece quanti ne arrivano. E magari quei pochi che arrivano non riescono a salvarsi neanche vicino alle nostre coste. E per questo spererei che i grandi dello Stato facessero un passo avanti verso queste tragedie e che non se ne uscissero con un prima gli italiani, poi gli stranieri, perché anche loro sono esseri umani e meritano di vivere come noi.